Benvenuti e benvenute, bimbi, bimbe, genitori, chiunque vedrà questo video. Cosa faremo oggi? Inizieremo ad imparare insieme degli esercizi che sono ispirati al Tai Chi. Il Tai Chi è una disciplina considerata un'arte marziale, proprio come per esempio il karate. Vabbè, ora questo è il modo in cui uno pensa il karate, è molto molto di più, però ecco per dare un pochino un'idea. E in particolare il Tai Chi viene considerata una meditazione in movimento. E quindi che cosa vuol dire meditare? Portare uno stato di calma profonda, che in questi giorni può essere molto utile. Però con il Tai Chi si arriva a questo stato di calma profonda, ma continuando a muovere il corpo. I movimenti saranno sempre movimenti molto fluidi, non rigidi, scattosi. Non metteremo tanta forza e non sforzeremo mai il corpo. Saremo sempre in ascolto di quello che il corpo può fare in quel momento, senza sforzare. E partiamo oggi dal saluto che poi faremo ogni volta all'inizio e alla fine dell'esercizio. Si fa così: pugno destro all'altezza del cuore, respirando profondamente, mano sinistra sopra al pugno destro, la mano sinistra si appoggia sul pugno destro. E si dice questa parolina, inne. Che cosa vuol dire inne? Io riporto quello che mi ha insegnato la mia maestra e dico anche che io ho tantissimo ancora da imparare. Ho la fortuna di avere una maestra molto brava, però appunto sono anche io nel percorso dell'alunna in qualche modo, di colei che apprende. Vi passo quello che ho imparato. Inne vuol dire tante cose e nulla nello specifico. È una parola un po' particolare, come se fosse un contenitore che porta dentro di sé tante cose, tanti significati. Però potremmo sintetizzarla, quindi trovare in una parola il significato più profondo di inne, ed è la parola pazienza. Pazienza intesa come quella capacità di aspettare che i tempi siano maturi. Immaginate di voler tanto mangiare dei fichi buonissimi, ma voi potreste dire ad un fico: ah, maturati, per favore, fallo perché voglio mangiarti ora! Evidentemente no! E quindi ecco, la pazienza è proprio dare il tempo a quel frutto di maturare, di essere pronto e poi gustare la bontà, in questo caso specifico di un fico che sarà a luglio o ad agosto, certo non a marzo. Benissimo. E questa prima lezione la concludiamo qui. È una lezione un pochino più teorica per introdurci al mondo del Tai Chi. Quindi ripetiamo insieme il saluto. Pugno destro all'altezza del cuore. Mano sinistra sopra. Un bel respiro profondo. I piedi sono ben piantati sulla terra. E dalla testa sento partire un filo d'oro che mi unisce al cielo. Appoggio la mano sinistra sul pugno destro e inne.